Il fuoco è l'elemento che ha unito tante popolazioni fino dall'antichità, perché comunque ci aiuta a raccontarci in una situazione di intimità. L'ultimo giorno di scuola di un anno decisamente particolare e faticoso per via della pandemia a Giovi, scuola elementare che si trova alle porte della città di Arezzo, finisce così, con una pizza consumata all'aperto e con i sogni per il futuro e qualche segreto rivelato davanti ad un falò. Che cosa ti ricorderai di questi 5 anni? Innanzitutto i miei amici, le maestre, la scuola che è magnifica. E comunque abbiamo creato radici qui, perché la scuola questa è meravigliosa. Certo non è moderna, spaziale, è un po' antica, però è perfetta. Diciamo, soddisfa i bisogni di un bambino, essendo una bambina lo posso confermare. E ci sono le maestre, che sono anche molto disponibili a fare progetti che decidono più o meno i bambini e che li possono coinvolgere. Siete solo 2 maschietti con tutte femmine, come sono stati questi 5 anni? Brutti. Buoni, sta zitto, sai che stavo piazzato con me. Io ci ho scritto magari le dediche dei miei compagni, le mie firme, le scritte delle maestre, tutte queste cose. Ovviamente compagni, perché andrò praticamente con 2 basta di loro, e poi tutti i momenti passati con loro, le maestre, questa bella scuola, i progetti che hanno organizzato per noi, la pazzia di questi personaggi. Cerchiamo sempre di promuovere nei bambini lo star bene a scuola e quest'anno siamo stati premiati, anche perché ci sarà a settembre la nostra prima, e quindi siamo fiduciosi che vada tutto bene. Con la didattica all'aperto anche quest'anno, che non abbiamo potuto effettuare uscite e gite, abbiamo anche fatto delle belle passeggiate all'Arno oppure didattica all'aperto nel nostro giardino, proprio per continuare quelli che sono i valori che ha la periferia, particolarmente forse rispetto alla grande città. Quindi se da una parte il paese, voglio dire, è un pochino svantaggiato, però poi in compenso ci sono tanti punti, tanti momenti positivi. Ho scritto tutte le firme dei miei amici e delle maestre. Il ricordo più bello di questi 5 anni è quando stavamo in classe, quando stavamo insieme, quando facevamo lezione tutti insieme. La cosa ci univa. Sei molto speciale. Ti amo da Giulia. È lei la mia migliore amica. Che ti sono piaciute di più di questi 5 anni? Sinceramente tutto, stare insieme ai miei amici, giocare, litigare, però poi fare pace, tutto mi è piaciuto. Però la cosa più bella, mi è piaciuto stare insieme. Allora, queste sono le firme delle maestre, poi qua le cavolate che hanno scritto i miei amici. Senti, ma che cosa ti mancherà di più di questa scuola? Quando la maestra ci leggeva delle storie, quella è la cosa che mi è piaciuta di più. Allora, la cosa che mi mancherà di più saranno i miei amici e le maestre, perché gli amici non li rivedrò tutti, e anche le maestre. Invece la cosa che mi è piaciuta di più, quando abbiamo fatto lezione all'aperto, ci siamo sempre divertiti. Chi è che ha scritto questa frase, sei un'amica speciale? Separerete alle scuole medie? No. Quindi voi andrete insieme, cioè si continua questo cammino? Sì. Senti, che cosa, questa giornata, questo falò, questa pizza all'aperto, che ne pensi di questo modo, ecco, di festeggiare l'ultimo giorno di scuola? È stato bello. Io sono bello e anche modesto. Questa è la frase nella tua maglia. Che cosa vuoi dire in questo ultimo giorno? Felice!